La sicurezza è diventata una delle principali preoccupazioni dei viaggiatori quando si sceglie una destinazione ed è uno dei punti di forza quando ci si sposta in un altro paese. Ti mostrerò le 10 città più sicure al mondo per vivere o viaggiare. Numero 1. Tokyo, Giappone. Il più moderno e il più tradizionale si fondono in una città di vertigini. Ed è che la capitale giapponese è una vera sorpresa per i turisti. Tokyo ha incredibili templi centenari come Sensoji, ad Asakusa Omiya, a Shibuya, un quartiere frenetico e affollato, dove vivi molto velocemente. Numero 2. Singapore. Come a Tokyo, modernità e tradizione convivono nella città di Singapore, in una combinazione che la rende una destinazione attraente per i viaggiatori di tutto il mondo. Il molo di Clark, il tempio della reliquia del dente del Buddha, i giardini botanici o le sabbie di Marina Bay sono alcuni degli angoli da visitare quando si viaggia in questa città. Numero 3. Osaka, Giappone. La terza città più consigliata dal punto di vista della sicurezza è ancora una volta una città giapponese. Ha più di 2 milioni e mezzo di abitanti e sebbene non goda della popolarità turistica della capitale o di Kyoto, ha molte attrazioni. Il castello, la torre Tsutenkaku e il quartiere Shinsekai, il vivace Dotonbori, specialmente di notte, o i templi di Sinji e Shintennoi sono alcuni dei siti da visitare a Osaka. Numero 4. Toronto, Canada. Toronto è diventata la capitale economica del Canada. Situata sulle rive del lago Ontario, è una città giovane e cosmopolita. Se visiti, non puoi perderti la CN Tower, un edificio alto 553 metri, il mercato di San Lorenzo o le isole di Toronto, tra le altre attrazioni. Scoprirai che, oltre ad essere sicuro, ha un'intensa vita notturna e cultura. Numero 5. Melbourne, Australia. Considerato il più europeo in Australia, è stato anche evidenziato come una delle migliori città del mondo in cui vivere. Ed è quello che all'epoca era la capitale del paese, situato nella baia di Port Phillip, è noto tra l'altro per le sue strade alla moda, i suoi caffè e i suoi bar. È necessario passeggiare attraverso giardini botanici reali, visitare il mercato Queen Victoria, perdersi a Chinatown o avvicinarsi alle sue spiagge. Numero 6. Amsterdam, Paesi Bassi. È la città olandese che è riuscita a mescolare il minor numero di personalità moderne e tradizionali, distilla su tutti e quattro lati. Un giro in bicicletta, una visita ad una caffetteria, al quartiere a luci rosse o alla casa di Anne Frank, avvicinandosi all'attuale Amsterdam, ci impone di avvicinarci a De Nove Straties, le nove strade e di entrare nei suoi spettacolari musei. Numero 7. Sydney, Australia. La città più grande e popolata dell'Australia è una città vivace, con numerose attrazioni turistiche per il tempo libero, nelle quali, senza dubbio, si evidenzia l'edificio dell'opera, trasformato in un autentico emblema. A poca distanza si trova il Puente del Puerto, il cui arco era una volta il più grande del pianeta, e da cui possiamo apprezzare lo storico quartiere di The Rocks. Non possiamo dimenticare le spiagge e il suo famoso giardino botanico, i Royal Botanic Gardens, tra molte altre attrazioni. Numero 8. Stoccolma, Svezia. Città elegante e bella, Stoccolma è una destinazione perfetta per una vacanza in qualsiasi momento dell'anno. La città è formata da 14 isole in cui si mescolano cultura, design, tradizione, natura e, naturalmente, buona gastronomia. Il Museo Vasa, il Museo all'Aperto Skansen, Gamla Stan, il Parco Divertimenti Gröna Lund o il famoso Museo ABBA attendono il viaggiatore. Numero 9. Hong Kong, Cina. L'ex colonia britannica, che è tornata in Cina nel 1997, è un importante porto marittimo e il centro finanziario e commerciale dell'Asia. Considerata una delle città più attraenti del mondo, è divisa in tre zone: Kowloon, l'isola di Hong Kong e nuovi territori. Se viaggi lì, devi salire sul Victoria Peak, un tram centenario che porta al punto più alto della città. Visitare il grande Buddha sull'isola di Lantau. Contemplare la Sinfonia delle Luci, lo spettacolo di luci che si svolge ogni giorno. Avvicinarsi a uno dei loro mercati, o mangiare qualcosa in un chiosco di strada. Numero 10. Zurigo, Svizzera. Le 10 città più sicure al mondo per vivere e viaggiare sono chiuse da Zurigo.
Godersi i suoi laghi, passeggiare per le sue strade e scoprire mille angoli sono le principali attrazioni che ti invitano a visitare questa vivace città svizzera. Trasformato in una destinazione europea alla moda, può vantarsi di essere uno di quelli con la migliore qualità della vita nel mondo. Avvicinarsi alla galleria d'arte Kunsthaus e alle sue chiese storiche offre un'altra prospettiva delle cose più interessanti di Zurigo. Commenta quale di queste destinazioni è la tua preferita o conosci una di queste impressionanti città. Grazie mille per la tua attenzione e fino alla prossima volta.